essere del Muti, la bella occasione che ci ha fatti riunire qui è quella di presentare un libro, I tarocchi e il segreto della ruota d'oro. Libri sui tarocchi ce n'è tanti, perché farne uno di più? La Chelti Editrice ha dato spazio in una collana di spiritualità a un libro del genere, perché non è un semplice libro sulle carte, sui tarocchi. Migliaia di anni fa qualcuno ha cominciato a scavare nel sapere, o qualcuno è arrivato a portare il sapere. In questa ricerca del sapere qualcuno a un certo punto probabilmente ha aiutato l'umanità. In ogni caso sono stati scritti dei libri. Uno dei libri più antichi che ci vengono ricordati è il libro di Thoth. Per qualcuno i tarocchi sono gli eredi di questo libro del dio Thoth che portò la scrittura agli antichi egizi 4000 anni avanti Cristo. Perché hai scritto questo libro? L'ho scritto perché volevo dare visibilità alla cultura celtica e soprattutto alla cultura celtica che è legata al mito di Fetonte, cosa di cui non si parla molto. I tarocchi, le lame, soprattutto degli arcani maggiori, sono un messaggio, una scuola, una testimonianza. Testimoniano che gli antichi avevano già cercato di percorrere questa strada e qualcuno era arrivato a percorrerla probabilmente fino in fondo. Giancarlo Barbadoro è riuscito a darci una traccia più che plausibile, concreta, per ricostruire tutti questi fili e cercare di riappropriarci di qualcosa che è nostro in qualche parte dell'umanità che bene o male continua a crescere. È un libro piuttosto particolare, sono stati scritti tanti volumi sui tarocchi, però i tarocchi e il segreto della ruota d'oro, quindi per cos'è la ruota d'oro? La ruota d'oro è praticamente diciamo il dono che Fetonte a suo tempo, dei tempi, avrebbe lasciato all'umanità prima di congedarsi da lei, e questo dono praticamente consisteva in 22 lamine, anzi 22 gemme che poi sono diventate le lamine e che nel simbolismo è diventata la ruota d'oro. I tarocchi sono un argomento particolare che pare non passi mai di moda. Ed è strano già questo fatto, perché in fondo i tarocchi sono un grande mistero. Da millenni si parla dei tarocchi, anche se molte volte non si sa esattamente che cosa effettivamente rappresenti. Sono stati scritti migliaia di libri sui tarocchi, però l'autore di questo libro ce li pone da una prospettiva completamente inedita, perché ci parla dei tarocchi ma da un punto di vista di un collegamento con il druidismo. Quindi i tarocchi visti dal punto di vista del druidismo e visti soprattutto alla luce di una tradizione ancestrale, alle origini proprio della conoscenza di questi archetipi. Anche se i tarocchi sono apparentemente un argomento arcano, anche a volte bistrattato, perché come molte di queste materie viene relegato da un certo conservatorismo delle idee nelle pseudoscienze, soprattutto in Italia, in realtà porta un messaggio che è una vera e propria scienza. Basta andare a vedere nelle tradizioni dei nativi di tutti i continenti e una materia come questa, materie come queste sono delle vere e proprie scienze da indagare, da studiare, da conoscere, che ci possono dare delle indicazioni su noi stessi e sul rapporto con la nostra esistenza. L'aspetto divinatorio ha una parte, una componente importante in questo libro? Diciamo al 50%, diciamo che la parte importante può essere dal fatto che la lettura divinatoria necessita una buona conoscenza del significato dei simboli, per cui può aiutare, può stimolare la penetrazione dei simboli che sono portati da ogni lamina. La prospettiva dell'esoterismo druidico, diciamo che i tarocchi diventano non tanto un mazzo di carte così come oggi lo conosciamo, ma riferendolo sui 22 arcani maggiori, è praticamente un libro scritto anticamente che vuol dire delle cose. Gli antichi druidi lo chiamavano Taishan, ovvero il libro della natura, lo riferivano quindi ad archetipi ed esperienze di conoscenza che nascevano nella natura, e in questo modo lo esprimevano e lo consultavano. Un libro che automaticamente
aveva un aspetto già allora, sia in lamine che in gemme, e anche in alfabeto. Silvio Canavese, editore della Celtia Editrice, cosa ti ha spinto a pubblicare questo libro? Fondamentalmente l'originalità della struttura e della posizione, di partire da quello che è la cosmogonia druidica e poi, in base a quello, analizzando la cultura e la visione del mondo dei druidi, vedere come da quella filosofia, per vie diverse, si è arrivati ai tarocchi di oggi, come sia una possibile via di eredità e di interpretazione, completamente nuovo e diverso da tutti i libri oggi disponibili. Il libro dei tarocchi non è solo un libro da consultare sul piano filosofico, ma è anche un libro da consultare su un piano spirituale, eccetera, eccetera, ma anche su un piano di eliminazione delle proprie. E qui entriamo nel campo, come diceva Rosaldo prima, delle pseudoscienze, perché divinazione non è tanto ben considerata dalla scienza, viene considerata come oggetto così di superstizione. In realtà, se noi valutiamo il nostro profondo come può trattenere una serie di dati di ogni genere a livello personale, è in grado anche di trattenere dati che riguardano lo spazio-tempo e quindi che vanno al di là, ad esempio, del presente, ma possono affondare nel passato, ma possono prevenire nel futuro. E questo oggi, come diceva appunto prima il nostro editore, noi vediamo che la fisica quantistica moderna con la teoria dell'entanglement praticamente crea una unione di fatto di tutti i fenomeni di un solo elemento, quindi da valutare con profondo l'inconscio può tranquillamente leggere questi dati e usarli. E questi simboli vanno interpretati in tutte le maniere possibili, perché e più li interpretiamo, più ci rendiamo conto che manca sempre ancora qualcosa che dobbiamo sempre ancora interpretare di più. Sono finestre aperte sull'infinito, sono un libro muto ma potenzialmente in grado di rispondere a ogni domanda, e quando si riesce a far parlare i simboli, e questa è la cosa importante, esse superano in eloquenza qualunque discorso, poiché permettono di ritrovare la parola perduta, cioè l'eterno pensiero vivente del quale sono espressione enigmatica e simbolica.